invece a De Magistris è questo laboratorio che prevederebbe ovviamente la sua forza civica che ha vinto a Napoli, fra l'altro combattendo contro tutti i giganti, per questo bisogna riconoscerglielo, il 5 Stelle che fra l'altro è stato sconfitto a Napoli, che è la terra di due almeno dei suoi leader nazionali, che sono Di Maio che è di Pomigliano d'Arco e Fico che è proprio di Napoli, e quel Partito Democratico, chiamiamolo così, dedeluchizzato. De Magistris, come dire, sarebbe interessato a fare lui il candidato governatore e quindi a lasciare anzitempo la guida di Napoli? Ma innanzitutto questa, Rabate, buongiorno, è una domanda molto suggestiva, ovviamente, anche che sta sul dialogo. Io ho detto chiaramente che la mia priorità in questo momento è finire il mandato di sindaco, che è il 2021. Ovviamente, se si dovessero creare le condizioni, non perché il nostro movimento possa essere una stampella di un'alleanza tra due partiti, perché questo non ci interessa, se invece si comprende che la Campania può essere l'unico vero laboratorio di una novità assoluta, cioè mettere insieme il civismo che ha governato per 8 anni, come ricordava lei, in maniera completamente alternativa anche al PD e ai 5 Stelle. Questi partiti hanno la voglia, la capacità e il coraggio di aprirsi a personalità del mondo civico, ovviamente vicino ai loro partiti, con una candidatura forte. Noi questo la sosterremo. Poi se saranno altri a chiedermi se io sono disponibile, io ovviamente faccio politica, se la cosa crea entusiasmo e affascinazione per far diventare la Campania il laboratorio per poi costruire un domani anche un'alternativa di governo nazionale, non escludo ovviamente che ci possa stare la mia disponibilità. Mi sembra ci hai avuto una bella notizia. Giocato, come dire, assolutamente.